Ciao a tutti! Allora, nel video di oggi invece vi parlo di profumi equivalenza! Ecco il video! Allora, oggi volevo parlarvi di profumi equivalenti e di equivalenza. Allora, so che non tutti sono stra super d'accordo sul discorso profumo equivalente, ma detta sinceramente, siccome io uso i profumi, li uso tantissimo, ne ho tantissimi e non mi piace, tra virgolette, spendere tantissimissimi soldi su un profumo in particolare, perché mi vieterebbe, tra virgolette, di provarne tantissimi altri. E siccome sono una persona che, sì, è vero, ho dei gusti, tra virgolette, particolari, nel senso che mi piacciono delle cose in particolare, ecco. E quindi sì, è vero, magari non ti compro il profumo dolce, ma mi piacciono tutti quelli freschi, floreali, molto inebrianti, insomma. Però, insomma, ne compro tantissimi e ne uso tantissimi insieme. Di conseguenza è nata la necessità di provare questi profumi, tra virgolette, equivalenti. Quindi non di marca, ma che ricordano, e qua metto tra virgolette ricordano perché sono uguali fondamentalmente, i profumi di marca. Io ho già provato un'altra marca, che è quella, la Iodema, che sono questi qua, che sono dei fantastici profumi Eau de Parfum, proprio 100 ml, che sono identici veramente ai profumi originali. Questo si chiama Red, per esempio, perché questo qua è Poison, Hypnotic Poison, quello rosso. Ma per esempio ho anche uno che mi piace da morire, infatti come vedete ce n'è pochissimo, mamma che buono, che per Iodema è Chanté, ma che è in realtà Coco Mademoiselle, ed è identico, buonissimo. La cosa fantastica è che sono Eau de Parfum, quindi restano veramente sulla pelle, ma costano nettamente meno rispetto a un profumo di marca, perché per esempio per quanto riguarda Iodema, questi qua da 100 ml vengono intorno ai 25 euro. Appunto, puoi provarne di diverso tipo. Ora arrivo al discorso di equivalenza. Insomma, fatto sta che avevo già provato questi qua di Iodema, ne ho ben 1, 2, 3, 4, 5 diversi, perché ho Poison, ho, ve li dico quelli originali così capite, Poison, Coco Mademoiselle, Alien, Narciso Rodriguez for Her, e poi ho anche Lodi Semiache, sì, e basta, sono questi qua, che per farvi capire un po' che tipo di profumi sono e che profumi mi piacciono. Fatto sta che avendo provato questi qua nasceva l'esigenza appunto di trovare qualcosa che fosse un po' più reperibile, perché i profumi Iodema o li trovate in alcuni centri estetici autorizzati o comunque che li rivendono, o dovete acquistarli tramite rappresentante tipo Avon, insomma. E quindi non è la cosa più semplice del mondo, più veloce del mondo. E poi soprattutto nel caso in cui appunto li ordini tramite rappresentante, non è che li puoi annusare fondamentalmente. Io l'ho sempre presi tramite un'amica di mia madre, per esempio. E quindi insomma non era la cosa più facile del mondo, più comoda del mondo, visto che i miei genitori stanno in Sardegna e io sto a Pisa, ecco. Quindi fatto sta che appunto da un po' hanno aperto qui in città il negozio di equivalenza. L'avevo un po' sempre snobbato, insomma, finché appunto una mia collega me ne ha parlato, mi ha detto che comprava il profumo anche al fidanzato là dentro e che erano veramente buoni. Ho detto, ma sai che c'è, fammi provare, insomma. E sono entrata lì un pomeriggio e ho comprato il primo profumo, che è questo qua,
Io sono andata direttamente sui 100 ml perché sono le boccette che costano meno, perché per 100 ml l'equivalenza vi fa pagare 22,90€, che è pochissimo. E ho preso il numero 187. Non so se riuscite a vederlo. Ecco qua. Il 187, perché equivalenza vi dice... Equivalenza vi dice i numeri. Io sono entrata lì dentro con lo scopo di comprare un J'adore, quindi il profumo di J'adore, perché mi piace da morire, e l'ho trovato ed è identico. Voi potete entrare lì e chiedergli direttamente: ce l'hai J'adore? E loro ti dicono: sì, guarda, te lo faccio vedere, e te lo fanno annusare, insomma. E devo dire che si sente quasi all'istante se il profumo è uguale o no. Alcuni proprio non ci siamo, ma non di essere uguali, eh. Per esempio, ho chiesto se aveva un profumo alla mimosa e effettivamente non ce l'hanno, però anche se la ragazza comunque ha provato ad aiutarmi, poverina, quindi cioè lì si capiva subito, no, non sa di mimosa, insomma. Però devo dire che con i due che ho acquistato sono identici a quelli originali. Ho notato però anche che, anche se sono eau de parfum, reggono un po' meno rispetto a quelli di Iodeima. Ma non importa, va benissimo. Insomma, al primo round ho comprato J'adore per me e Acqua di Gio per il mio fidanzato. Bomba. Loro hanno anche una fantastica tessera che quando arrivi a 9 profumi ti regalano un 50 ml. L'altra cosa fantastica di Iodeima, e questo a me... di Iodeima, scusatemi, di equivalenza, che a me piace da morire, è che se voi andate con la vostra boccetta vuota ve la riempiono di nuovo, quindi pagate poi il costo del refill e non della boccetta nuovamente. Quindi è fantastica questa cosa, anche perché così almeno non si sprecano mille materiali nell'ambiente, cosa che io farò. Questo qua per esempio ce l'ho da un mese e, come potete vedere, questa è la quantità che ho utilizzato, anche perché pochi giorni fa sono andata e ne ho comprato un altro. In questo caso ho preso questo qui, e questo qua è Chloé. Ah, io lo amo. Lo amo, è molto 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 uguale a Chloé. A primo impatto hanno usato così, sa molto di rose. A me piace da morire il profumo alla rosa, lo amo. E quindi, insomma, scusate, me lo devo mettere. E quindi ho comprato Chloé ed è stra buono, e Chloé corrisponde al numero 16. Ecco qua. Però insomma, ripeto, non è che dovete per forza di cose ricordarvi i numeri, tanto quando entrate e chiedete di un determinato profumo loro ve lo danno e ve li confezionano in queste fantastiche scatoline di carta che poi bellamente butterete via. Io l'ho conservate per farvele vedere. Insomma, morale della favola, io consiglio tantissimo questi profumi di equivalenza, mi piacciono da morire, costano una fesseria, vi permettono di provare tanti profumi senza spendere eccessivamente, e poi è veramente molto bella la cosa che portate la boccetta vuota e ve la riempiono del vostro profumo. E soprattutto della tesserina, che ogni 9 profumi uno è in regalo a 50 ml. Quindi se avete un'equivalenza nella vostra città, andate a snusare, a vedere. Hanno anche prodotti proprio di cosmetica, quindi dateci uno sguardo. E detto ciò, fatemi sapere se voi avete mai provato profumi equivalenti di equivalenza o di Iodeima o di altre marche. Fatemi sapere se ne conoscete altre marche oltre queste qua e come vi ci siete trovati, che sono super curiosa, anche perché io impazzisco per i profumi, ne devo provare 10.000 diversi. Sono fatta così, è una delle mie passioni più profonde, insomma. E quindi fatemi sapere nei commenti qui sotto, io vi aspetto. Detto ciò, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao ciao!